Caloroso benvenuto ragazzi, sono Lady Flame ed oggi siamo qui su un altro episodio di Bad End Theater. Questo potrebbe essere l'ultimo episodio ragazzi, me lo sento. Allora, prima di cominciare però con gli ultimi finali e avere il vero finale per tutti, volevo fare un commento. Perché se ricordate nell'ultimo episodio, quando stava bruciando tutto con la fanciulla, lei diceva saresti potuto scappare ma non hai mai avuto quella scelta. E in effetti non c'è una scelta da fare, non si può scegliere di non andare e di non dire, di non andare, di non avvertire l'imperatrice appunto dell'incendio eccetera. Cioè davvero, il che è davvero interessante, ma tornando a noi, per sbaglio ho trovato un finale nuovo, perché vedete non si può saltare, questo vuol dire che non l'abbiamo ancora visto. Interessante, poi pisolino finché la porta non viene chiusa sbattendo, prima che tu te ne renda conto tutto attorno a te viene inghiottito le fiamme. Ma cosa succede? Provi a scappare ma qualcosa blocca la porta, non riesci ad aprirla con la forza. Ma cos'è? Qualcuno non voleva farti uscire, stai venendo usurpata, non hanno proprio lungimiranza. Che castello governeranno se questo sbrucia? Non vuoi credere che i tuoi scagnozzi ti abbiano tradito, ma questo ha fatto un incidente. Quegli ingrati, soffochi nel denso fumo nero che proviene dal fuoco, non riesci a credere di star venendo assassinata da un gruppo di codardi. Vedrai l'inferno. Azzi picchio, per sbaglio. E qua si fanno anche finali nuovi per sbaglio. Però andiamo avanti e concludiamo. Allora, questo è uno di quelli che hanno solo una scelta, che ci dà due finali praticamente. Lasciamo vedere. Oh. L'eroe attacca improvvisamente, tagliandosi con la sua lama, non ha neanche esitato. Ti sei rammollita. Come hai potuto abbassare la guardia in quel modo? Che ingiustizia. Dopo tutto quello che hai fatto per evitare questa fine, non puoi sfuggire al destino. L'eroe uccide sempre l'imperatrice demoniaca. Non ti saresti mai dovuto affidare ad un umano. Guardi mentre l'eroe guida la fanciulla fuori dal castello. Catturata da un demone. Almeno ha avuto ciò per cui è venuta. Ti unisce al tuo esercito nel riposo eterno. Sì. Allora, adesso dobbiamo cambiare solo una cosa, aggiungere questo e rifare le stesse identiche cose. Il giorno libero, lasciamola rimanere. Ecco, prima che tu sappia come reagire, fa la sua mossa e la fanciulla fa la sua. Ha usato il suo corpo per proteggerti dalla lama dell'eroe. Perché? Perché è successo? Fanciulla cade a terra, senza vita, mentre il lago di sangue sotto di lei cresce. La tua rabbia fa lo stesso. Questo eroe ha portato via dal mondo qualcosa di prezioso. Perdi il controllo. Ah, com'è arrabbiata! E l'eroe viene obliterato, ce l'ha fatto. È sparito, coriandoli, neanche quelli. Oh, ma il tuo odio per gli umani è stato ancora saziato, o no? Distruggi tutti e diventi imperatrice del mondo intero. Bene, e qua altri, anche due, tre finali abbiamo fatto in un attimino. Proviamo a vedere se ho fatto giusto. Allora, torno a lavorare. Oh, sei svegliata da uno dei tuoi scagnozzi, ha portato un eroe che chiede di una fanciulla scomparsa. Gli dici di non sapere niente, gli umani non fanno spesso visita. Ti credeva a casa, con tua sorpresa. Pensavi avrebbe provato a combatterti. Sei felice di tornare al tuo sonnellino? Finché non ti svegli e trovi qualcosa di inaspettato. Uno dei tuoi scagnozzi ti sta strappando la gola. Provi a difenderti ma capisci di essere già ferita letalmente. Cosa hai mai fatto per meritarti questa fine? Insulti, strozzandoti col tuo stesso sangue. Muori chiedendoti se avresti potuto fare qualcosa per prevenire tutto ciò. Ok, non ho capito bene cosa ho sbagliato. Forse dovevo mettere il diplomatico qua. Questo, sono sbagliata.
Svegliata da uno dei tuoi scagnozzi, un eroe vuole parlarti. Chiede di una fanciulla che si dice si trovi lì, ma non l'hai mai vista. Gli umani non fanno spesso visita, in realtà non fanno mai visita. Tra loro se ne va, ti chiedi perché ti abbia creduto. Di solito gli eroi uccidono i demoni. Questo qui sembrava non saper fare il suo lavoro, secondo te? Non importa, sei ancora sonnata, quindi torni al tuo sonnellino. Ti addormenti e ti svegli a tratti, ti senti a disagio, ma non sai perché. Suono di una porta che si chiude e ti sveglia. Prima che tu te ne renda conto, tutto attorno a te viene inghiottito dalle fiamme, ma che succede? Provi a scappare, un qualcosa blocca la porta, non riesci ad aprire con la forza, ma cos'è? Qualcuno voleva farti uscire, stai venendo usurpata. Non hanno proprio lungimiranza, che castello governeranno se questo qua va a fuoco? Puoi credere che ti abbiano tradito e questo non è un incidente. Ok. No, ancora niente. Ma perché non riesco a avere questo finale? Ok, proviamo così. Non riesco a capire come fare l'ultimo finale. Dobbiamo andare a tentativi. Dagli il giorno libero. E va a casa. Oh, ok. Fanciulla fa quello che le è stato detto e se ne va. Immagini di poter anche tornare a letto ora. Ma non riposi molto. Ti svegli che sono in una battaglia, un eroe sta facendo pezzi il tuo esercito. Quanto imperatrice del tuo lavoro prendere il comando di queste situazioni, corre a porre fine all'esistenza patetica di questo eroe. I demoni, non avresti dovuto credere per un secondo che... Non avrei dovuto credere per un secondo che siete altro che male, lo stato puro, vi sterminerò tutti. Non capisci già di cui sta blaterando, ma lo sfidi lo stesso. Una ragazza dovrà pur difendere la propria gente. Scontrate ancora e ancora, ma l'eroe non si fa sconfiggere facilmente. Avete entrambi pericolosamente poca salute e aspettate che l'altro faccia una mossa quando uno dei tuoi scagnozzi compare dietro di lui. È quello che avevamo visto nell'episodio scorso con lo scagnozzo, solo dal punto di vista dell'imperatrice. Colpisce l'eroe e gli fa perdere coscienza. Conoscenza, sì. Un po' apprezzi il gesto, ma non riesce a vedere che questo era un duello. Risponde, senti un istinto omicida. Si getta su di te. Madonna, scammi in papino oggi. Facendoti a pezzi coi suoi artigli, non riesce a rispondere. Troppi danni, riesci malappena a muoverti ora. Tuo sangue dappertutto, non riesci a credere che ti sia successo questo. Perché ti è successo questo? È stato ucciso dal tuo stesso scagnozzo. Una lettera svolazza giù da dietro il sipario. Trovato la lettera persa numero 4. Bene, allora questo vuol dire che sì, abbiamo tutti i finali. Oh, possiamo leggere. Amor mio, ti ricordi il nostro primo incontro? Avevo appena finito uno dei miei copioni. Ne andavo abbastanza fiero. Mentre lo leggevo ad alta voce sei passata di lì per caso. Che finale terribile, hai detto. Perché questi poveri demoni devono morire? Eri molto scortese. Non accettavi nessuna delle mie giustificazioni, eppure riusciresti a convincermi. Sarebbe stato davvero meglio se avessero potuto vivere tutti in armonia, nonostante quanto fosse realistico. Ho dei bei ricordi quel giorno, anche ora. Mi chiedo se, da qualche parte, ci stia pensando anche tu. Sinceramente, tragedia. Però... abbiamo avuto tutti i finali con l'imperatrice, adesso passiamo a qualcun altro. Allora, io direi di passare alla fanciulla, mi sono accorta di non aver mai fatto semplicemente questo finale molto velocemente. Vedi, il demone, aiuto, aiuto, ma non arriva nessuno, il demone ti salta improvvisamente addosso e inizia a morderti. Molto, che dolore, questo piano era completamente sciocco, pensi. Perché non sei stata un po' più paziente? Perché te se n'è andata in cerca di guai? Non sei arrabbiata così simile, ovviamente. Tutto questo è stato colpa tua per aver creduto che un demone non ti divorasse per vista. Supponi che questa sia la tua punizione per aver messo in discussione il fato. Pezzo dopo pezzo sei ingoiata dal demone fino a sparire. Fanciulla consumata! Bene, non avevamo fatto questo finale ancora. Nonostante tutte le ore che ho speso in questo gioco, non avevo ancora fatto quel finale lì. Bene, allora, ci sono un po' di finali qua da fare, quindi andiamo.
Ups, ho sbagliato tasto come al solito. Allora. Bene. Andare via. Lui ci crede. E dobbiamo andare via da sole. Provare di essere innocente senza l'aiuto di nessuno. Corri verso il castello dell'imperatrice, lasciando l'eroe indietro. Un gruppo di demoni sospetti si trovano proprio fuori dall'ingresso. Stanno parlando di assassinare l'imperatrice. Notano subito che li hai sentiti e decidono di chiuderti nel segreto prima che tu possa causare qualche guaio. Gridi, ma i demoni ignorano le tue proteste con i teschi decorativi. Non riesci a credere di aver evitato di farti rinchiudere in una cella nel tuo villaggio solo per poi farti buttare in questo posto terribile. Cioè, terribile. Chi proteggerà l'imperatrice da quei demoni? Speri che possa difendersi. Tu ci credi. Tu di certo non ci riesci. Poverina. Senti suoni di battaglia nelle mura del castello fuori. L'eroe ti ha seguito? Sei lì fuori, le tue grida non lo raggiungono. Dopo un po' la violenza sembra spegnersi. È impossibile capire cosa sia successo. Continui ad aspettare, ma nessuno viene a salvarti. Senza poter scappare, marcisci in quella cella. Basta, che tristezza. La fanciulla è imprigionata, yeah. Un altro finale. Basta togliere pian piano tratti allo scagnozzo. Presentiamoci. Andiamo via. No, sempre andando da sola. Allora, notano subito che li hai sentiti, lo scagnozzo che riconosce il primo a fare qualcosa. È così che deve andare! Ti attaccano improvvisamente. In quel momento ti penti di esserti fidata dei demoni. Muori sul colpo. Almeno è stata una cosa rapida e veloce. Quindi ora togliamo anche questo. E facciamo un altro finale così. Andiamo via. E torniamo lì. Ma mentre ti avvicini inizi a notare una torre di fumo nero oscurare il cielo blu, o violetto in questo caso. Castello inghiottito dalle fiamme, cosa potrà essere successo nel nome del cielo? Esamini i demoni che scappano, ma tra di loro non c'è l'imperatrice. Contro il tuo buon giudizio corri nel castello in fiamme per trovarla. Raggiungi in fretta la stanza dell'imperatrice, ma la porta è chiusa, la maniglia scotta troppo per toccarla. Sei troppo debole per aprirla con la forza. Ci sbatti i pugni contro senza poter fare altro. Cosa stavi pensando? Tutto ciò è successo perché hai dimenticato il tuo ruolo. Solo un eroe potrebbe fare qualcosa del genere. Inizia a tossire. Il fumo è troppo denso. Riesci a ben appena a respirare. Realizzi che non ti rimane molto tempo. Vai disperatamente verso le scale per salvarti. Ma il fuoco si propaga più in fretta di quanto ti aspettavi. Non riuscirai ad uscire. Riesci solo a ridere. Che barzelletta, una fanciulla che salva l'imperatrice. Se ti fosse solo adattata al tuo ruolo, le cose non sarebbero finite così. Questo è esattamente il tipo di punizione che ti meriti. Lasci che il fuoco demoniaco purifichi la tua anima a marcia. Mi chiedo come mai... Achievement, bene. Ci siano tutti questi commenti sul ruolo, il destino, queste cose. È molto interessante. Però mi chiedo perché... Ci siano così tante, soprattutto mi pare, soprattutto sulla fanciulla. Intendiamo, proviamo. Capito giusto. Allora, ecco che entra l'eroe. Inizio sei sorpreso di vederlo, ma poi realizzi che deve essere stato mandato a salvarti. Confuso, l'eroe ti chiede cosa stia succedendo. Spieghi la situazione, rassicurandolo che non sei mai stata in pericolo. L'eroe esprime il suo sollievo e non mi pare contento. Fortunatamente questo malinteso non ha portato a nessuna orribile conseguenza. Meno male. Ti scusi per aver causato guai, ma in realtà nessuno ha letto il biglietto che hai lasciato. Che cavolo. L'eroe chiede se ritornerai al villaggio con lui per dare a tutti la notizia che sei salva. Ma l'imperatrice si oppone al suggerimento dell'eroe. Dice che saresti tornata presto, ma non ti ascolta. Sei nervosa. L'eroe fa una faccia coraggiosa per te. Se non vuoi lasciarla andare, forse dopo tutto voi demoni siete cattivi. E se lo siete, sarò costretto a uccidervi. Non mi lasci altra scelta. L'imperatrice salta improvvisamente addosso all'eroe. Lo fa a pezzi coi suoi artigli. Puoi gridare, ma l'urlo ti rimane in gola.
Guardi, perché non riesce a distogliere lo sguardo. Ti ha davvero mentito per tutto il tempo, ti chiedi? Questa è la tua punizione per aver messo in discussione il piano divino. Vedete, anche qua, commenti sempre sul destino, eccetera. L'imperatrice si avvicina a te, indietreggi verso un angolo. La sua espressione è complicata. Essere catturata in un modo orribile come questo era il tuo destino, dopo tutto. Oh, ma l'imperatrice si ferma, o meglio, qualcuno la ferma. Qualcuno l'ha fermata. Qualunque cosa abbia trattenuto il tuo urlo prima, stavolta non ti ferma. L'imperatrice stava venendo fatta a pezzi da uno dei suoi scagnozzi demoniaci. Pensi di riconoscerlo, ma è difficile con tutto il sangue che ha addosso. Tutti hanno smesso di muoversi, la stanza è silenziosa, tranne per i respiri affannati dello scagnozzo. Ringrazi per ciò che ha fatto, perché anche se è stato orribile, senti di essere stata salvata da un destino terribile. Ti guarda confuso per un momento, ma poi gonfia il petto. Dovresti andare a casa, questo posto è pericoloso. Stai a sentire e vai via. Dici di non andare più via di casa per il resto della vita. Ci picchia. E non era un finale questo, beh, sì che era un finale che mi ha dato. Ok, devo solo togliere sleale e dovremmo avere un altro finale. Allora, ecco di nuovo, lei è la Yandere, ha fatto fuori l'eroe e l'imperatrice giura di tenerti al sicuro d'ora in poi. Hai paura di scoprire cosa significhi, ma non c'è nessuno rimasto a salvarti. Appartieni all'imperatrice ora. Benissimo, ragazze, ci mancano solo due finali. No, ho sbagliato, perfetto. Ah, perché questo l'avevo già fatto. Non avevo segnato che questo l'avessimo già fatto. Ecco. Tutto ciò che hai fatto gli ha solo portato altro dolore. Che messaggio è? Non è molto carino da dire, primo. Secondo, si chiama il teatro dei finali brutti. Per forza hai procura altro dolore. Comunque, qui avevo lasciato, nei miei appunti, un quadratino vuoto per metterci, sapete, no? Un altro tratto della personalità o come volete chiamarlo, ma qui non c'è niente, vedete, non c'è davvero una scelta, il che è incredibilmente interessante. Comunque, ecco, ora dovremo riuscire a fare il vero finale. Andiamo via e torniamo al palazzo. Ecco, l'imperatrice risparmia lo scagnozzo. Senti sollevata, ma che differenza fa? Brucerete tutti insieme? Perché punto di domanda? Sì, finale vero, ecco. Abbracciare tutti insieme, punto di domanda. Una lettera svolazza giù da dietro il sipario. Trovato lettera persa numero 2. No, non può finire così, no. Continuiamo a vedere altri finali. Cosa c'è? Un finale vero del finale vero? Amore mio, ho finalmente realizzato un mio sogno di infanzia. Esatto, ho aperto il mio teatro. Saresti così fiera se solo potessi vederlo. So quanto sarebbe stato importante per te essere al mio fianco nella serata d'apertura. Mi dispiace se sono andato avanti senza di te, ma ho pensato, se il mio teatro diventasse famoso a livello mondiale, allora forse potresti sentirne parlare, ovunque tu sia. Sinceramente, tragedia. Che bello. Cioè, bello. Carino, carino, sì. Va bene, direi di finire con l'eroe, perché dello scagnozzo ce ne mancano davvero tipo due o tre cose. Allora, bene, cominciamo. L'eroe. Sì, bene, abbiamo saltato un sacco di cose, perfetto. Allora, sì, dobbiamo credere in lei. Ecco, quando raggiungi i cancelli, chiedi ai demoni se hanno visto la fanciulla e rispondono di sì. Ti informano che in quel momento è tenuta prigioniera nei sotterranei. Si fida di loro e in cambio la fanno prigioniera. Allora i demoni sono davvero esseri malvagi. Ordini che ti portino da lei, ma non ti lasciano passare. Te la saresti dovuto aspettare da certe creature prive di ragione. Esagerato. Sai cosa devi fare? Spingi la tua spada attraverso il demone e corri da solo verso il castello. Sei l'unico in grado di salvare la fanciulla adesso. Ma che stai capendo?
combinando, ammazzando i miei soldati. Pretrice arrabbiata, cerco di sterminarla insieme a tutti i demoni. Li colpite ancora e ancora, ma l'imperatrice non è avversario semplice. Siete entrambi pericolosamente poca salute quando... Tutto diventa nero, la tua missione ha incontrato una fine prematura. L'eroe sfortunato, ehi, è sfortuna, eh. Questo sarà il finale più triste, secondo me. Ma dai, scherzo. Dunque dobbiamo far fuori tutti. E... sì, far l'eroe. Ti fai avanti per finire l'imperatrice, ma la tua spada attraversa la fanciulla. Si è sacrificata per proteggere un demone. Ci vuole un momento per riprenderti dallo shock. L'imperatrice piange. Perché l'hai fatto? Non sei sicuro se la domanda sia rivolta a te? Oh, un momento. L'imperatrice ti colpisce piena di rabbia, contrattacchi ed è sconfitta. La tua spada sembra più pesante. Ti guardi le mani, i vestiti. Sangue. Tanto sangue. È la prima volta che vediamo il suo punto di vista, una continuazione di questo. Guardi la fanciulla caduta mentre ti chiedi cosa dire ai cittadini. Perché proteggere l'imperatrice? Devono averle fatto il lavaggio del cervello con qualche magia demoniaca. Mamma mia, antipatico. Raccogli la testa dell'imperatrice e la avvolgi nel tuo mantello. Inizi a incamminarti verso il villaggio. Dirai di essere arrivato tardi, che non hai potuto fare nulla per la fanciulla, ma che l'imperatrice è stata sconfitta. Ti celebreranno. Bugiardo! Ma che bugiardo! Ah, mamma mia. Avevo detto che era triste. Mamma mia. Partiamo. Allora, scappiamo. Possiamo passare, per favore? Per gentil cortesia. Chiedi cosa succede. Oh, ecco qui, tornano indietro. Ti fermi quando vedi un gruppo di demoni sospetti vicino all'entrata. Parlano di assassinare l'imperatrice. Ciò prova che i demoni sono davvero creature orribili. Mamma mia! Dobbiamo dirglielo! Non capisci cosa sta pensando la fanciulla. Il mondo è un posto migliore senza demoni. Sono tutti creature fredde e spietate, dovrebbero essere distrutte. Ma che sta di? E quelle stesse creature ti hanno appena visto origliare. La fanciulla corre nel castello, non hai altra scelta che seguirla. Entri nella stanza dell'imperatrice, la fanciulla prova franticamente a comunicare quello che avete appena sentito. Un scagnozzo demoniaco entra, mi chiamo Bugiardi! Seguito da un gruppo che era all'entrata, che dà la colpa al piccoletto qua. Questi demoni interessa solo di loro stessi. Quanto in basso possono arrivare? Che io ma so meglio, ma va... Inizi ad urlargli contro, l'intera stanza si riempie di rumori finché l'imperatrice non urla a tutti di stare zitti! Minaccia con la violenza. L'imperatrice non è al di sopra dei suoi sudditi. Di solito non è così, infatti. È ristretta la tua spada. Dovrai fare tutti a pezzi per salvare la fanciulla, non esiterai a farlo. Ma stai calmo! Un gruppo di demoni è sibile prima di chiudere la porta, lasciando il più piccolo di loro dietro. Ti guardi attorno per un'uscita, ma non ne trovi nessuna. Un orribile presentimento. Un istante a te, l'intera stanza è in fiamme. Che tipo di magia demoniaca è questa? Scagnozzo bussa alla porta, arrabbiato di essere stato tradito. Ti unisci, giurando di uccidere i demoni codardi dall'altro lato. Allora, se devi farti aprire da uno, non dire fammi uscire così ti faccio male. Di fammi uscire o ti farò ciò male. Che sei da qui e non... Le minacce non funzionano, lasciatelo lì. Tanto dopo l'imperatrice ha preso lo scagnozzo, sta piangendo e chiedendo pietà. Spinge i suoi artigli nel petto dello scagnozzo, che emette un urlo orribile. Ti fa indietro, non sarà il prossimo obiettivo della sua rabbia. Continua a scavare, gira i suoi artigli nel corpo inerme, non riesci più a guardare. Guardi la fanciulla, sta piangendo, con le mani unite in preghiera. Riuscire a credere un momento del genere, la invidi? Voi due, l'imperatrice e il cadavere dello scagnozzo, venite tutti bruciati dalle fiamme. Eroe rassegnato. Se non erro. Diplomatico. Cosa succede? Ecco. Ci darò per vendetta? Continuare a piangere mentre
Continua a piangere e a inventare scuse, ma l'imperatrice non fa nulla. Sorprendentemente la lascia andare. Demoni, sono capaci di provare pietà. Supponi, non importi adesso. Brucerete tutti insieme. Finale vero dell'eroe. Non importa la prospettiva, il finale vero rimane sempre lo stesso. È questo che lo rende vero. Non aver resistito a vederlo con i tuoi occhi, però. No. Chiedo cosa succederà quando li collezionerai tutti. Me lo sto chiedendo anch'io. Ti arrenderai alla disperazione oppure... Mi sa che c'è un oppure. Amore mio, non è proprio giusto, eh? Che ci forzino a separarci così. Non ha senso, è crudele. Dovevo trovare un modo di sfogare il dolore in qualche modo. Così ho deciso di scrivere. E continuerò a scrivere finché non mi troverai ancora una volta. E poi forse potremo scrivere una storia insieme. Aspetto quel giorno, sinceramente, tragedia. Dovrebbe essere tutto giusto, andiamo. Sì, chiacchieriamo. Se no mi fanno pezzettini. Eccoci qua! Tu e i tuoi amici vi girate e notate che un paio di umani hanno sentito la vostra intera conversazione. Crono nel castello, stanno andando dall'imperatrice. Oh, cavoletto! Imperatrice, vi girate sicuro se scopre la vostra cospirazione. Correte nel castello subito dopo gli umani. Ovviamente la fanciulla sta già freneticamente spiegando tutto all'imperatrice. Urli che gli umani sono dei bugiardi. I tuoi amici arrivano per darti sostegno, tranne che non lo fanno, invece danno tutta la colpa a te. Piangono e dicono che è stata tutta una tua idea, che ti stavano solo seguendo, troppo spaventati per rifiutare il tuo piano pazzo. A credere che siano in grado di raccontare una bugia del genere all'imperatrice. Hai sempre saputo che non ti saresti dovuto fidare di loro. Eri tu a non avere scelta. Urlate tutti finché l'imperatrice non ordina di fare silenzio. Chiunque sia stato il capo di questa cospirazione, non ho altra scelta che punirvi tutti per tenervi al vostro posto. Schiacciati sotto il mio tacco. Ci saranno delle persone sicuramente felici di essere sotto le sue scarpe. Sembra seria, ma ultimamente non fa altro che dormire. Dubiti la sua forza. Senti i tuoi amici traditori sussurrare qualcosa per tornare al piano A. Improvvisamente la porta viene chiusa. Sei intrappolato lì con l'imperatrice e i due umani. E poi la stanza viene inghiottita dalle fiamme. Bussi alla porta urlando ai traditori. L'eroe si unisce a te giurando di ucciderli tutti. E dire che lui lo possa fare. L'imperatrice ti prende per la gola, piangi, chiedi pietà. Sono costretto a partecipare a questo casino. Non sei sicuro che ti avrebbero ucciso se non li avessi aiutati. L'imperatrice non importa, infila i suoi artigli nel tuo petto. Almeno ha fatto in fretta. Una piccola con piccoli lati positivi. Benissimo, ora cambiamo solo questo. E abbiamo fatto tutti i finali, ragazzi. Allora, dai, eccoci! Con tua sorpresa l'imperatrice ti risparmia. Forse preferisce vederti soffrire, guardandoti intorno, sei passata dalla padella alla brace. Fanciulla sta piangendo, l'eroe in silenzio. Brucerete tutti insieme. Sì, la fanciulla è l'unica a dubitare sta cosa però, vero? Ecco, un'altra lettera. Lettera persa. Collezionato tutte le lettere. Vediamo anche questa. Amor mio. Mi sento un po' giù di recente, perché sai, hai guardato troppo questi finali. Molti ospiti sono entrati nel mio teatro, ma nessuno di loro finora è restato per vedere ogni storia nella sua interezza. Critici non sono stati esattamente gentili, ma li capisco, le mie storie non sono proprio adatte a tutti. Nonostante ciò, tu le hai sempre sentite fino in fondo. Grazie mille. Spero di rivederti presto. Sinceramente, tragedia. Vorrei fare il finale vero. La fanciulla. Andiamo. Non può finire così. Vuoi rispondere alle preghiere della fanciulla? Hai deciso di trovare un modo di salvare tutti? Sì! Ma tornando sui percorsi visti finora, non sembra esserci alcun modo per evitare un finale cattivo. Non c'è davvero nulla che tu possa fare per evitare che vengano tutti uccisi alla fine? Se non c'è niente che tu possa fare agendo all'interno della storia, forse è tempo di prendere le cose in mano.
Mano? Oh! 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 Cielo! A fuoco e... Ti inserisci coraggiosamente nella storia, usi il tuo incredibile potere per teletrasportare tutti verso la salvezza. Non sapevi di poterlo fare! Ma cosa sta succedendo? Ti prendi un momento per guardarti. Sei te, ma perché sei tutto nero, pece? Senti che questo corpo non ti rappresenta correttamente, ma ignori la cosa. L'eroe, la fanciulla, lo scagnozzo, l'imperatrice ti stanno fissando. Sembra che non sappiano cosa fare, supponi sempre che ci sei tu di solito a guardarli. Cosa vuoi dirgli? Ciao ragazzi, oh, sono venuto a salvarvi. Beh, entrambe, sono venuto a salvarvi. Spieghi al gruppo che ha osservato i loro molteplici destini terribili e che sta cercando un finale buono. Ovviamente tutto ciò non ha senso per loro. Solo la fanciulla comprende la tua compassione. Interessante. Oh, le mie preghiere sono state ascoltate. Tu devi essere... Suo dio? No, no, sei solamente il giocatore. Se ci fosse un dio qui sarebbe il boss finale. È così che funzionano questi giochi di ruolo. Ti rendi conto di quale deve essere il vero finale? Ok, ne ho abbastanza. Ammetto di averti incoraggiato per questo tempo, ma un selfie insert? Banale, è una fanfiction. Era una nostra fanfiction. Guardi impotente mentre tragedia discende dai cieli. Non credevi mica di essere l'unico a poter entrare di forza sul palco, eh? E sono il narratore, il cantastorie, il dio di questo mondo. Chiamami tragedia se desideri. L'oscurità avvolge il gruppo. Non ti darà mica fastidio se gli faccio rivivere uno dei loro tanti finali cattivi? Siete solo nell'oscurità insieme a me, tragedia. Oh, spero sinceramente che tu ti sia goduto il tempo speso nel mio teatro, ma non posso tollerare che tu rubi la scena senza permesso e una grave mancanza di rispetto. Non ne posso più dei finali cattivi, no, voglio vedere qualcosa di nuovo. Cercando di dire che i miei finali cattivi sono fuori moda, una bella faccia tosta, non era quello che volevo dire. Pensi che sconfiggermi sia l'unico modo di ottenere un finale migliore? È tutto ciò che ti rimane da fare, no? Beh, tutto ciò sembra divertente, fammi vedere cosa sai fare. E combattere contro un dio, che frase! Coscenico è pronto per la tua battaglia finale contro di me, il dio di questo mondo. Cosa farai? Combatterai contro la tragedia stessa, stupiscimi. Ah, pacco. Ah, fai del tuo meglio per colpirmi, non fai alcun danno, non esiste davvero in questo mondo, dopo tutto. Tutto qui non mi sconfiggerai mai così. Fammi riprovare. Provi a chiudere il tuo cuore per proteggerti, ma non sembri farti stare meglio. Forse non comprendi quanto io sia più forte. Oh, cielo. Ammira le mie storie meravigliosamente tragiche. Vederle tutte nuovamente non ti fa male al cuore, pelino. Ho collezionato tutti i 41 finali che ho creato, devi essere masochista almeno quanto me. No, voglio solo vedere tutti i finali, mi piacciono tutti i finali. Applaudo la tua diligenza, grazie. Questi personaggi devono sicuramente avere un posto speciale nel tuo cuore. Beh, adesso sì! Stanno ancora soffrendo dietro le quinte. No! È un peccato che non abbiano potuto raggiungerci alla fine del mondo. Esatto, sei venuto qui per salvarli. Non puoi farlo da solo. Sì! Oh, che bello! C'è anche una macchina da cucire. Trovi l'eroe a casa sua, chinato su un tavolo da cucito. La tua intrusione spontanea spaventa il poveretto. Se sei per caso un demone, gli spieghi che no, non sei un demone, sei... Come spe puoi spiegarlo in un modo che lui possa comprendere? Al posto di provarci, gli chiedi cosa sta cuocendo. No, cuocendo, cucendo! Oh, questo fabbrico personalmente tutti i miei capi da eroe. Senti l'orgoglio che prova per il suo hobby. Ti chiedi se i costumi sono ciò che lo ha attratto nel ruolo di eroe. Oh, vorresti i vestiti? Non ne stai indossando. Cielo. Torna in mente lo stato del tuo corpo e decidi che sì, qualche vestito dell'eroe non sarebbe male. La tua risposta lo riempi di gioia. A quanto pare i suoi outfit sono troppo appariscenti per gli altri cittadini, quindi nessuno li vuole.
finale vero per l'eroe diventa improvvisamente chiaro. Offre di cambiare il suo destino. Se potessi lavorare come sarto invece di fare l'eroe. Ah, per favore, dimmi cosa posso fare per raggiungere quel sogno. L'eroe combatterà al tuo fianco! Ho accettato di seguirti, ma non mi aspettavo di affrontare qualcosa di simile. L'eroe è arrivato, non potevamo davvero avere un boss finale senza di lui. Sei tu quello che continua ad ucciderci, assassino! Non potrò chiamarmi un eroe, un vero eroe, finché non ti avrò sconfitto. Vedremo. La tragedia attacca con un destino terribile! Chiamo la regina. Entri nella stanza dell'imperatrice e tiri un sospiro di sollievo nel vedere il fuoco contenuto nelle torce sui muri. Quando chiudi la porta dietro di te, l'imperatrice si sveglia dal proprio riposo. Eh? Chi sei? Sei venuto a vivere nel mio castello e servirmi? Spieghi che no, non sei qui per servirla, sei più lì per farle un favore. Le chiedi perché passa tutto il giorno a dormire invece di comandare il suo esercito demoniaco o ride in risposta. Molti dei miei scagnozzi pensano che io dovrei essere più aggressiva con gli umani, come lo fu mio padre prima di me. La sua sete di vendetta era senza limiti e viziosa. C'è una ragione se ho dovuto distruggerlo. Bene! Penso che ci sia un po' tardi nel gioco per avere delle nuove informazioni sul loro passato. Non mi interessa fare guerra agli umani, voglio soltanto essere lasciata sola. Io ero una vita pacifica e lussuosa nel mio castello. Tutto quanto molto legit, come disse come disse uno. Ti rendi conto che devo essere davvero sola, circondata da soldati e non da amici. È ovvio che sia così attratta dalla fanciulla. Sì, Chip. Finale vero per l'imperatrice diventa improvvisamente chiaro. Offre di cambiare il suo destino. I miei tentativi a portar pace sono stati fallimentari. Se è uno scherzo che mi stai offrendo, molto bene. I miei tentativi di pace sono stati fallimentari. Se è una soluzione che mi stai offrendo, molto bene, ti seguirò. L'imperatrice combatterà al tuo fianco. Capisco, e così questa è la tragedia. Ah, portato l'imperatrice, non ho alcuna possibilità adesso. Fatto in modo che io non potessi tenere la pace per troppo tempo ormai. Preparati a morire. Ah, spero che anche voi siete pronti a morire. Tragedia attacca con un destino terribile. Andiamo da ragazzino. Ti avvicini ai cancelli del castello dell'imperatrice. Lo scagnozzo sta facendo la guardia, come sospettavi. Ti chiama. Il resto della guardia demoniaca sta dormendo profondamente. Ehi, sei un intruso abbastanza strano, cosa vuoi? Spieghi che no, non sei un intruso, anche se hai sicuramente fatto intrusione nella loro storia. Racconta allo scagnozzo che sei arrivato per salvarle da tragedia. Ok, prova a salvarmi dalla noia prima di tutto. Odio questo lavoro. Scagnozzo ghigna. Chiede che tipo di lavoro preferirebbe avere. Sarebbe meglio se non dovessi proprio lavorare, eh. Voglio vivere una vita senza preoccupazioni e non farmi mai comandare o prendere in giro. Pensi agli amici dello scagnozzo che lo hanno bullizzato al punto da fargli commettere un omicidio per poi tradirlo. Se avesse avuto compagnia migliore, forse non sarebbe così irrequieto. Finale vero per lo scagnozzo diventa improvvisamente chiaro. Offre di cambiare il suo destino. Quindi il lavoro può essere divertente. Sembra una bugia, ma ti seguirò per vedere con i miei occhi. Scagnozzo combatterà al tuo fianco. Ocio. Aspetta, ma che capo, non avevi parlato di un boss? Scagnozzo, devo essere in preda alla disperazione per chiamare qualcuno così inaffidabile. Oh, se sconfiggo questo tizio, tutti i miei problemi finiranno. Oh, ma non sarà così semplice. Tragedia attacca con un destino terribile. Cielo. Adesso, la fanciulla. Incontri la fanciulla mentre esce dalla chiesa, il cuore è deciso a incontrare un demone. Tempismo perfetto, si avvicina a te quando avendo già notato il tuo aspetto strano. Mi scusi, è un viaggiatore? Non ho mai visto nessuno di simile prima. Aspettina.
Le spieghi che non sei un viaggiatore? Beh, forse lo sei, in un certo senso hai fatto tutta questa strada. Fanciulla ti guarda con curiosità ed emozione. Allora forse sei un demone e speravo di incontrarne uno oggi. Rispondi, ripensi a tutti i destini terribili scaturiti da quella speranza. Lei è ciò che ha dato inizio a questa storia, dopo tutto. Il mio ruolo in quanto fanciulla di essere catturata dall'imperatrice, ma vedi, mi sono stufata di aspettare. Ti ricordi di questa parte? Voleva comprendere meglio il proprio ruolo e così... Le chiedi cosa spera di guadagnare da tutto questo. La fanciulla è confusa dalla tua domanda. Forse vuole solo raggiungere il posto al quale crede di appartenere. Il finale vero per la fanciulla diventa improvvisamente chiaro. Offre di cambiare il suo destino. Se c'è qualcosa che posso fare sentirmi realizzata, allora per favore, guidami! Fanciulla combatterà al tuo fianco. Cos'è questa creatura orribile? Mi ferisci, cara fanciulla, la tragedia è davvero orrenda, come dici. Mi ricordo ora, ricordo tutte le cose terribili che ci ha fatto passare. Allora questo dovrebbe essere familiare. Tragedia attacca con un destino terribile. Ora che abbiamo tutto il party qui, riuscirete a risolvere il mio puzzle finale? Quale combinazione di comportamenti aprirà il sentiero verso il vero finale? Mostratelo. Forza di volontà o giustizia? Bello, perché sono tutte in effetti definizioni di molti dei loro comportamenti, ma... Allora, forza di volontà, giustizia, direi che ci vuole una bella giustizia. La giustizia si applica anche a te, no? Pagherai per le tue misfatte? Forse ho sbagliato. La speranza, sicuramente. I nostri finali veri esistono, devono esistere. Fanciulla spera con tutto il suo cuore di superare la tragedia. Tragedia vacilla. Allora forse forza di volontà? Tuo regno di terrore finisce qui, tragedia. Mi rifiuto di arrendermi. L'eroe usa la sua forza di volontà per superare la tragedia. Tragedia vacilla. Anche lo scagnozzo lombra di tenacia. Buttami a terra e mi alzerò più forte di prima. Scagnozzo usa la sua tenacia per superare la tragedia. Che vacilla. E l'imperatrice con la sua ambizione. Raggiungerò il mio vero finale usando il mio vero potere. L'imperatrice usa la sua natura ambiziosa per superare la tragedia. Eccoci, coi cuori tutti uniti, mirate verso i vostri futuri migliori. Sferrate un attacco finale per distruggere la tragedia una volta per tutte. Non erano tanto infiniti, questi punti, salute. Ce l'hai fatta, mi hai sconfitto. Finale tragico per la tragedia stessa. Lo adoro. Devo ringraziarvi per aver interpretato i vostri ruoli alla perfezione. Grazie, eroe, con la partecipazione dell'eroe che interpreta se stesso. Grazie, fanciulla, che interpreta se stessa. Grazie, scagnosa, belli. Grazie, imperatrice. Basta con tutto questo, l'abbiamo sconfitto. Che aspetti a morire? Scritto e prodotto da Tragedia. Ah, non preoccupatevi, farò la mia uscita tra poco. E infine grazie a te, non saremmo giunti qui senza di te. Ah, prego, prego. Sì, il mio Bad End Theater conteneva un finale buono dopo tutto. Mi scuso per essere stato ostile così a lungo. Volevo realizzare una storia soddisfacente. Non sono stato in grado? Chissà, a me è piaciuta, a voi è piaciuta? Sono soddisfatta, sì. Grazie, lo apprezzo davvero. Finali felici non dovrebbero sempre essere così semplici da ottenere. La vita vera non è così gentile. È forse per quello che alla gente piacciono dei finali allegri che sono più facili da raggiungere, che la vita vera a volte è più dura. Comunque, questo te lo sei guadagnato. Ecco il tuo finale vero. Grazie! Che la cifra. Quei titoli di... Gira, che bello! Ha appeso la cintura, il mantello e il chiodo. Bellissimo. Ti aiuto a fare il modello.
Invece non si fidano comunque, sì, pace, ma ci possiamo fidare davvero? Che bello, ve lo consiglio assolutamente. Oh, sì! Sì! Sì, la mia ship, sì! Che carine che sono insieme alla torre! Che bello questo gioco, ve lo consiglio assolutamente, ragazzi. Che è davvero, davvero bello, c'è proprio la canzone. Oh, dai, anche se questo video magari dura di più. Che bello. Oh, che carino. Mi piace il viola e il rosso, cioè della fanciulla, dell'imperatrice, per questo finale, il tuo finale vero. Grazie, mi è piaciuto tantissimo. Oh, manca qualcosa? Cosa manca? Oh, tragedia. Ciao. Oh, sei ancora qui? Sì. Si pare si è chiuso per l'ultima volta. Chiudo il teatro. Come chiudi il teatro? Non mi rimangono altre tragedie da raccontare, dopo tutto. Chiedi la tragedia della sua storia. Io vorresti sapere perché ho aperto questo teatro? Perché amo i finali cattivi, ovviamente. Rimuovi la maschera. Alzi delicatamente le dita e le poggi sulle crepe della maschera. Pezzo dopo pezzo va in frantumi tra le tue mani, rivelando... Oh! Avrei dovuto avvisarti. Questo potrebbe influenzare le tue opinioni sulle mie storie. Questo spiega perché la fanciulla sia... fosse così importante per tutto il resto delle storie, ma anche perché fosse così concentrata sul destino, il ruolo che deve avere, eccetera. Non riesci a non comparare la mia faccia con quella della fanciulla. Non sono lei, ma non è che lei non sia me, non per forza, è così che funzionano le storie. Sì, ci metti sempre un po' di te stesso nei personaggi. Vorresti sentire non un altro finale, ma la verità? Dimmi, dimmi! Ok, un'ultima storia. Potresti già saperlo, ma non ha un finale felice. Prima di tutto preparerò il palco. In questo mondo non ci sono cose come demoni o eroi, in realtà. C'era una ragazza impaziente di partire, di adempiere qualche sorta di destino. Quella parte era vera. Incontrò qualcuno, un'altra ragazza. Un tema ricorrente, no? Come la fanciulla e l'imperatrice. Le due erano inseparabili e per un po' tutto era magnifico. Ma le loro famiglie, le loro comunità, nessuna delle due poteva approvare della relazione. È una realtà che vale per molti. Questo duo non faceva eccezione. Ma è tristissima sta cosa. Come si permettono? Nonostante i loro sforzi, il mondo era deciso a separarle. Lei, no, noi... Amavamo i tipi di storie dove l'amore vinceva su tutto, dove la forza del tuo amore ti faceva attraversare tutto indenne e ogni cosa si sistemava alla fine. L'ho persa, oh cielo, e poi ho creato questo teatro. Ma questa storia... Ah? Ha un finale felice. Oh! Speravo di trovarti. Se sei tu... È passato di tempo. Pensavo che non ti avrei più rivista. Pensi sempre ai finali peggiori. Non avevo mica intenzione di abbandonarti solo perché le cose si erano fatte un po' difficili. Perché non ti sei rivelata prima? Mi sento proprio una sciocca. Potrei dirti lo stesso. Sai che non so resistere al dare un finale buono alle tue storie. Quindi è ovvio che sarei stata attratta da un posto come questo. Sì, ma non pensavo che avrebbe funzionato davvero.
A volte le cose sistemano davvero da sole alla fine. Grazie per avermelo ricordato. Ti amo. Ti amo anch'io. Ah! Ora davvero tutti possono vivere felici e contenti. Finale di tragedia. Bellissimo, non me l'aspettavo. Oh ragazzi, oh, adesso c'è il cartello chiuso anche. No vabbè, bellissimo, bellissimo questo gioco, 11 su 10, bellissimo. Poi la pixel art è favolosa. Mamma mia ragazzi, non ho più parole. Questo gioco è stato bellissimo, sto registrando da più di un'ora ma non mi interessa. Questo mi piace, collezionare tutti i finali, ragazzi, che c'è sempre un finale segreto nascosto dietro tutti i finali. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Se avete altri giochi con più finali o con cose del genere, scrivete nei commenti, mandatemi un messaggio. E sì, non ho altro da dire, potrei scrivere una fanfiction su queste due ragazze perché mi piace troppo. Niente, noi ci vediamo una prossima serie, spero davvero che questa vi sia piaciuta. Ciao a tutti!